Nonno? 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 Dov'è nonna? Nonnino? Ah. Nonno? Nonno? Oh nonno? Niente, nonno non mi dà resta oggi. Sto prendendo da dove ho messo la macchina. Ciao! Tanti auguri a te! Oggi siamo in giro per festeggiare nonno. Sì, 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 gli abbiamo pure già dato il regalino. Bello, è piaciuto bello, il regalino? Bello, bello. Bene, bene, grazie, grazie. Bello, 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 grazie, grazie. Adesso andiamo dentro perché abbiamo trovato chiuso. Sì, speriamo che ci fanno entrare. Sì. Già. Dopo diventa sera per quanto siete lenti. Ah. Grazie. Dì, siamo tutti. Lì c'è la sua con l'amore mio. Patato? Ciao patatina! Dove siamo? Intanto troviamo l'ingresso e poi vi faccio sapere. Noi oggi ci riposiamo. Ci amo! Andiamo adesso. Amore, attenti che non lo sa fare questo. Occhio! Siamo arrivati al ristorante perché abbiamo trovato tutto chiuso oggi. Però abbiamo fatto una bella tavolata. E qui si mangia la carne che a loro piacciono. Un sacco di cose imperiale, no. Cioè, Ale, Chiara, imperiale. Che bello, hanno buttato questi cosi per le bambine per giocare, Zoe ci si è messa subito. Buoni anelli di cipolla. Questo è bello, no? C'è anche Mario, no, Antonio. Ciao Antonio. Iniziano ad arrivare le prime cose. Qui abbiamo cotoletta per la Zoe. Era il menù bimbi. Lara invece è grande, addirittura si sta mangiando le alette di pollo, le cipolle. Anche il nonno e amore si sono presi questo. Questo qua. Guardate cos'è arrivato. Mamma mia. Wow. Zoe ha messo le manine. Questo è da mukbang veramente. Bellissimo. Vedete dov'è Zoe? Dov'è Lara? Eccole! La nonna gli sta facendo fare le cupiste. Bene. È una giocheria per i bambini, un laboratorio di per i giochi. Senti Zoe, Siamo un po' pieni, Finito di mangiare e... Sì. Location cambiata. Siamo al mare dai nonni. Siamo al mare, E stiamo giocando a scopa al mare. Allora, io non ci sto giocare per niente, nonno. Vado, Tutto questo è tornata la Lara che stava. Sì. Com'era il mare? Bello. Oh, ha raccolto le conchiglie. Possiamo rimanere 5 minuti? Sì, certo. Oh, che bella! Tutta bagnata. È tutta bagnata e sporca di sabbia. Dovevamo farci anche noi una capatina al mare, ma fa troppo caldo per Zoe. Meglio di no. Però tanto torniamo in settimana e almeno ci rilassiamo un po'. È stata proprio una bella giornata. Sei la nonna. Ciao nonna. Come sei bella nonna? Tu sei bella. Tu sei bella. Qua c'avevo... Certo che oggi non sono spuntati i fiori. Non è il periodo di questi fiori? Periodo di questi fiori? Perché tu lo sai che io questi fiori mi sono tatuati qui insieme al nome tuo. Che mi ricordano la nonna. Perché nonna ha questi fiori qua e a casa l'altra. Nonna, nonna, la signora dei fiori. Come si chiamano questi? I gelsomini. I gelsomini. Tutto bene comunque? È bello pure il profilo di mia figlia. Bella com'è? Certo. Bella com'è? Dentro la tenda. Io ti ho dato il naso perfetto perché ho il piede perfetto. Oppure 46 in aula o pure maschera. Che devi fare? La maschera rilassante, che nonna c'ha bisogno di rilassare. La maschera. Ma la devono far riposare la carnevale. La nonna si deve rilassare. Amore, la nonna già che hai detto? Qua è felice. Ma sei? È cambiato. Mamma mia, lì non tirava un filo d'aria. Comunque non stiamo andando con Zoe nuda, ma fa troppo caldo. Ce l'hai in mano le chiavi? Questa è una cosa che hanno sempre fatto i nonni qui. Ci salutano da qua. Ti direi 1, 2, 3, toc toc. 1, 2, 3, toc toc. Ehi, si è aperta.
questa è una cosa che hanno sempre fatto i nonni. No. Si fermano lì per salutare. Ciao nonni! Ecco, nonno se prende un po' d'aria, pigliatela pure te un po' d'aria, nonni! Te ce porto io, aspetta. Se sta meglio qua, eh! Stai un po' fuori a nonna che... Sì, no, però qua... Ah! E buongiorno amori miei! Scioccata! Ciao! Qua sotto fa molto fresco, infatti è il posticino dove cani e bimbi si fanno il fortino, solitamente. Ciao amore! Ciao patato! Ciao! Sì, però sei sporco, sei andato sulla terra! Ciao, mi sei mancato ieri. E infatti, amori miei, eccoci tornati a casa. Allora, ieri è stata una giornata super super bella. Io spero, io ogni volta ho serie difficoltà a vloggare. E infatti ne approfitto quando vloghiamo, cioè ne approfitto a vloggare fuori quando c'è qualcun altro con noi, perché altrimenti da soli con le bimbe è tipo impossibile. Però, allora, non so quanto si sia capito, ma praticamente ieri era il compleanno di mio papà. Siamo andati appunto per il compleanno di papà al centro commerciale, perché volevamo tutti quanti andare a fare delle compre back to school per Lara tutti insieme, e perché a mio padre gli piaceva tanto la cosa. In realtà in origine dovevamo andare in piscina, ma non siamo potuti andare per colpa mia, perché ho ancora l'orecchio otturato. In tutto questo è venuto il dottore a casa e tutto quanto, ma purtroppo non è ancora riuscito a sbloccarmelo. Ho una visita tra qualche altro giorno e speriamo che lo sbloccheremo. Credo che sia una cosa di poco conto, perché il dottore visitandomi mi ha detto che non ci dovrebbero essere infezioni o altro, però lui non vede nemmeno niente di otturato, non vede un tappo o altro, quindi non si capisce molto bene. Quindi tra qualche giorno ho una visita e spero che mi si sbloccherà, perché è veramente veramente tanto fastidioso non sentirci da un orecchio e sentirci solo da questo orecchio. Cioè già non ci vedo niente perché ho dei problemi agli occhi, adesso non sentirci nemmeno è un casino, quindi speriamo. E sicuramente è una cosa di poco conto, però è molto fastidiosa, insomma. Comunque, fatto sta, ieri appunto dovevamo andare in piscina, ma appunto la mia paura era che se mi fossi messa dentro l'acqua magari la situazione sarebbe peggiorata o altro, e quindi mio papà ha detto no, tu anche ti devi divertire se andiamo in piscina, perché devi rimanere lì, magari non farti il bagno o altro, no, andiamo in un posto dove ci divertiamo tutti. E in più ieri dava pioggia, quindi insomma alla fine abbiamo deciso di andare al centro commerciale, che è comunque un posto che alla nostra famiglia piace tanto. Ciao Zoe! E allora, siamo andati al centro commerciale, ma non ci siamo accorti che era tutto chiuso. Gli unici negozi che c'erano aperti erano i ristoranti. E quindi abbiamo visto un ristorante che è piaciuto tanto a tutti. Io, come avete visto, ho preso una pizza alle verdure che era pazzesca e buonissima. Cioè vi giuro, l'impasto era una cosa stratosferica, era fantastica. Sì amore, e niente, mi è piaciuta tantissimo. E poi dovevamo prenderci il dolcetto da qualche parte, quindi abbiamo detto andiamo a prenderci un gelato a sorpresa a casa della nonna. Ad agosto loro di solito stanno sempre lì, e però c'è stato questo problema con la nonna. Piano amore, c'è stato questo problema con la nonna e non erano ancora andati. Tu sembri un minion come parli, eh? Sì, sembri un minion. A banana. Bacino, bacini. Oh, cosa ho fatto di bello per meritare te e tua sorella. Ma la sorellina non c'è in questo momento, ma ci rivediamo tra qualche ora, perché ieri abbiamo trovato tutto chiuso, ma oggi ci rifacciamo. Oggi andremo, sì amore, oggi andremo al centro commerciale, dove c'è le cose che ci servono. Ci dobbiamo prendere delle cose anche parecchio importanti per la scuola di Lara. E abbiamo deciso di farlo tutti insieme. Perché? Perché Lara voleva tantissimo andare a dormire dai nonni. E quindi appunto è andata stanotte a dormire da loro, dopo che siamo tornati da Ardea qui a Roma.
abbiamo deciso di lasciare Lara con i nonni. Mi aveva pregato con un ginocchio per dormire dai nonni, allora l'ho lasciata dormire dai nonni. Però appunto ci rivediamo tra qualche ora, infatti mi devo anche sbrigare, mi devo andare a lavare i capelli, perché ci vestiamo e andiamo finalmente a fare lo shopping che dovevamo fare ieri. E ovviamente vi porterò con noi. Spero che riuscirò a portarvi ovunque, perché devo andare da Primark anche a prendere delle cose per scuola per le bambine. E devo prendere dei completini o altro che ho visto da Primark sul sito, che sono stupendi e secondo me fanno proprio a caso mio, o meglio a caso delle bimbe. E però c'è sempre tanta gente, quindi spero di riuscire a farvi vedere qualcosa e farvi vedere comunque la nostra giornata, che so comunque che vi piacciono tanto vedere le nostre giornate anche fuori di casa, solo che è un format più difficile per me da registrare. Però appunto ne approfitto quando siamo con i nonni, amici o parenti, perché appunto ho un aiuto con le bimbe ed è più facile registrare. E niente, quindi ci vediamo nel video di domani, che sarà super super bello. E spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio un attimo una clip dove si vede il regalo che abbiamo fatto io, Ale, Lara e Zoe a papà, quindi al nonno. E... sì, Zoe. R2. Ma poi mi hai preso, oltre al Millennium, anche... anche la morte nera. Grazie, grazie. Mamma, mamma, mamma. E niente, amori miei, ci vediamo nel video di domani. Love you. Mamma, 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 mamma. Mamma, mamma. Ciao. Fai ciao. Fai ciao con la mano. Ciao, ciao. Bun bun, I've been Mrs. Bun's bun.